Allora, bentornati. Avevamo promesso nel sommario un duello proprio frontale fra l'iPhone e il Diamond dell'HTC. Io chiedo a Gigi Beltrame di raccontarci che cosa ha di straordinario l'iPhone che arriva il 9 luglio. Senti, sai che ho sentito, ma è quasi certo, che Vodafone riuscirà a farselo fare rosso Vodafone. Allora, ti risulta? Ci sono tante voci intorno a magari anche prodotto. Di cioccolata lo faranno prima o poi, no? Diciamo che c'è un marketing molto attento a mettere in giro la voce, togliere certo. La mano, insomma, sono molto bravi. Comunque Gigi, andiamo a vedere questo scontro frontale fra l'iPhone 3G, che tra l'altro è stato, come si può dire, c'è stato un dumping di prezzo a $199, che sono veramente pochi se tradotti in euro. Allora, $199, iniziamo a dire che è il prezzo negli Stati Uniti. Ed è sussidiato, nel senso che un utente acquisterà l'iPhone negli Stati Uniti facendo un contratto con di AT&T per 24 mesi a un certo tipo di costo. Queste cose molto probabilmente ci saranno anche in Italia, non so se le offerte saranno paragonabili. Qui stiamo vedendo un po' come funziona il sistema degli SMS dell'iPhone, sì. Che è particolarmente carino perché le visualizzi tutti uno dietro l'altro. Qui vediamo che è multitouch, per cui noi non sentiamo il suono, ma sta suonando Imagine, per cui insomma qualcosa di carino, è assolutamente nuovo. Qui vediamo la navigazione, in questo caso siamo addirittura sul sito di Vodafone Italia col Vodafone mobile, per sì. Cui qui diciamo è un italiano che ha craccato tra virgolette, quindi certo. Ha modificato l'iPhone per utilizzarlo sui nostri sistemi. Senti, si sono lamentati per quella tastiera virtuale. Gigi, come la trovi tu per mandare, cioè per scrivere col dito? Allora, non è male, diciamo, potrebbe essere migliore. Lo vedremo in seguito con l'altro prodotto, perché il problema dell'iPhone è che ha uno schermo molto grande, ma la risoluzione non è granché. Certo. E questa è un po' la limitazione anche del touch. Se vogliamo è proprio il fatto che non è così ampia l'area di riconoscimento certo. Del dito, però diciamo che funziona bene. Senti, fra quelli che elencano i difetti di questa superstar parlano anche di una batteria integrata che dopo anni la devi allora, la batteria risulta integrata significa che tu nel momento in cui la batteria non funziona più a dovere devi andare a farla sostituire in un centro di assistenza certo. Apple, e questo diciamo è un controsenso nel mercato dei cellulari, dove vai anche all'autogrill e trovi la batteria del tuo modello che non è magari quella del fornitore ma è di un'altra azienda che certo. Ha realizzato diciamo un clone. Bene, allora Gigi, tieniti caldo perché dovremo vedere poi il Diamond, l'abbiamo filmato qui in studio in diretta, e capire perché secondo alcuni analisti seri il Diamond potrebbe essere un prodotto migliore dell'iPhone. Allora Gigi, facci scoprire adesso l'HTC Diamond. Allora, l'HTC Diamond è un cellulare che intanto monta come sistema operativo Windows Mobile 6.1, per cui l'ultima versione di Microsoft del sistema operativo. È particolarmente interessante perché ha uno schermo generoso nelle dimensioni, soprattutto nella risoluzione, ma rimane comunque piccolo, qui lo stiamo vedendo, ha un'interfaccia touch che va molto di moda come l'iPhone, per questo è simile, ha delle trovate anche di animazione, come vediamo il tempo che viene aggiornato automaticamente, e quindi qui stiamo vedendo Tokyo, si aggiorna automaticamente attraverso internet, ha tutta una dotazione di serie di all'avanguardia. Comunque Gigi, senza togliere nulla al design dell'iPhone che è proverbiale, questo qui è anche molto elegante come telefono. Allora, è un cellulare sicuramente elegante ed è soprattutto un cellulare che si integra perfettamente per la vita di tutti i giorni, noi quindi MP3, video, fotocamera, perché una fotocamera 3.2 megapixel, la musica come ho già detto, ma anche i messaggi, la posta, perché si integra perfettamente con la posta elettronica dei server di tutti i provider, ma anche quelli aziendali, ed ha tutta la dotazione di Windows Mobile, quindi Office, Word, Excel, PowerPoint, puoi lavorare. No? Io poi sono un fanatico di OneNote, me lo sono trovato dentro, quindi felicissimo di poter fare le interviste e registrare l'audio e sincronizzarlo poi e tenere traccia digitale di tutto quanto, per cui è un modello veramente avanzato. Come vediamo un'interfaccia semplice, touch, come ripeto, con una barra, diciamo quella in basso dove vediamo quella casetta evidenziata, nel quale utilizzando il pollice, non il mio perché era rotto, ma quello di una
nostro giornalista qua, è possibile scegliere e selezionare tutte le varie. Comunque Gigi, ho anche notato che ci sono c'è un corpo, dei caratteri molto grandi, perché uno non si deve accecare. Ti dirò che io ho avuto in prova un bellissimo Blackberry Pearl, ma non riesco a leggerlo, no, cioè questo, è splendido, ma non riesco a questo leggerlo. Questo modello ha un video veramente all'altezza ed è raro vedere dei cellulari con un video così definito. Ci vuoi dire quanto costa al pubblico, Gigi, te lo allora, ricordi? Il prezzo non è ancora definito per vari motivi, prima di tutto perché verrà messo sul mercato prima dagli operatori, perché ci sono degli operatori. Quindi non è ancora uscito, stiamo vedendo per questa uscita. Sì, questo è un modello in test, ha un processore leggermente più lento di quello. Uscirà che prima dell'iPhone? Uscirà prima dell'iPhone, nel senso che settimana prossima dovrebbe già essere nei negozi. Ma starà sopra o sotto i 400, secondo te? Probabilmente sopra. Sopra, probabilmente 400, sopra, perché comunque, ripetiamo, è un palmare a tutti gli effetti. Senti, abbiamo qui una scheda conclusiva, perché dobbiamo tirare poi una linea. Andiamo a vedere questa tabella e vediamo un attimo rapidamente. Allora, l'iPhone contro il Diamond. Allora, la velocità, vai. Allora, beh, prima di tutto abbiamo una velocità superiore di questo quindi modello. Il Diamond è più veloce. È molto più veloce. Fino a 7.2. Sì, però diciamo è relativo tutto ciò, prima di tutto perché la velocità della telefonia mobile è virtuale, perché dipende da quanta gente è collegata all'antenna. Certo. Quindi non diciamo non fa la differenza. L'iPhone non permette la videochiamata mentre il Diamond sì. I multitouch, l'iPhone sì, mentre il Diamond assolutamente no. Le applicazioni che si possono aprire una sola per l'iPhone alla volta, mentre il Diamond possiamo avere il TomTom sotto, ricevere una telefonata. Ah, quindi puoi navigare e telefonare. Leggere gli sms, ah, ecco, guardare questo i contatti. È interessante. Se sto guardando un'email, sto rispondendo al telefono, speriamo con una cuffia perché altrimenti non riesco a gestirla, diventa veramente difficile, e invece questo permette di fare tutto questo genere di cose. Bene, grazie Gigi, quindi diciamo abbiamo fatto questo paragone scoprendo che non va trascurato il Diamond, nel senso prima di farvi prendere, come dire, l'amore soprattutto per l'azienda, per esempio la videochiamata che non è permessa dall'iPhone, nell'azienda è molto funzionale, come abbiamo visto prima con Microsoft, sti integri non l'ufficio. Approfitto qui di Enrico che noi abbiamo chiamato Mr. Office, no? C'è qualche novità per Office Mobile? Lui ha parlato del 6.1, cosa c'è di nuovo? Ma allora, intanto il fatto che quel dispositivo abbia, come ha citato prima Gigi, a bordo OneNote è già una novità, perché quell'applicazione non è presente in tutti i dispositivi mobili. Certo. Sicuramente la versione attuale di Office Mobile, quindi Word, Excel, PowerPoint, ha già un livello di completezza, di sofisticazione che sicuramente sono già in grado di soddisfare tutte le esigenze degli utenti mobili. È ovvio che poi, man mano che si svilupperanno, soprattutto l'hardware anche di questi dispositivi, abbiamo parlato di risoluzione dello schermo, che non è un tema banale, il multitouch, abbiamo visto che il Diamond è ancora sprovvisto, tutte queste cose poi metteranno in grado l'utente di sfruttare appieno le applicazioni Office Mobile. Bene, grazie Enrico.